Ragazzi, benvenuti e bentornati. Siamo di nuovo con The Drivers of Italy, chiaramente. Reazione agli italiani alla guida. Vediamo come hanno guidato gli italiani in questo periodo natalizio, questo periodo festoso di festività, e vediamo cosa hanno combinato. Chiaramente vi chiedo sempre un supporto sia al creatore del canale, ovvero The Drivers of Italy, che è facendo un lavoro pazzesco, ma anche a questo video. Quindi, se il video arriva a 20.000 mi piace, prossimo episodio subito. Detto questo, andiamo a vedere questa compilation. Sono stato attratto un sacco dalla copertina, dove c'è il grande raccordo anulare, che è a Roma, ed è tipo l'emblema del traffico italiano, oltre che della regione, nella mia città, chiaramente. Andiamo a vedere che cosa è successo. Iniziamo. Oh, siamo a Casello Mestre, Venezia. Orco 2. Ah, casello, picchiccio casello. Minchia, enorme sto casello. Scusate, non sono abituato a vedere i caselli. In Sicilia ne abbiamo uno per combinazione. Milano. Orca madosca. Ma come cazzo è fatto? Poi non gliene è fregato un cazzo. No, raga, lo devo riguardare, scusate. Cioè, ma c'era sicuramente la strada ghiacciata, non si spiega. O avevi i copertoni proprio da merda, o c'era la strada proprio congelata. Aior. E poi questo della Renegade qua è c***o. Non è che scende nella Compass, non è che scende. Dice, ah, come stai, a posto? Non gli è fregato un cazzo a nessuno. Complimenti, complimenti. Top Italia. Genova, camion che gira. Inizia col botto comunque questo episodio. Molto bene, molto bene. È tranquillo. Oh, che cazzo fai? Che essere incazzato da morire. Torino, qualcuno che passa col rosso? Ragazzi, ogni volta che guardiamo questi episodi c'è qualcuno che passa col rosso. Guarda caso qual è la città? Torino, chiaramente. Ovvio, ovvio, ovvio. Castiglione Fibocchi. Arcadeo. Non si può fare sta roba. Si può fare? Ho messo le quattro frecce. No, minchia, voglio il seguito. Voglio vedere proprio picchiarsi. No, ho visto. Mollaro. Qua c'è il dare precedenza. Te lo sei lasciato a fanculo. E poi frena. Ma che freni dentro la rotonda? Se ormai sei dentro. Ah, perché deve cambiare sta testa de ca... Pieve Torina. Minchia, c'è una tempesta di neve. Orco d'un cinghiale. Ragazzi, ma che ci fanno i cinghiali in giro per le città? Io non capisco questa cosa. Cioè, anche ho visto parecchie volte a Roma che proprio dentro la città, nei cassonetti della spazzatura, c'è i cinghiali. Ma da dove cazzo vengono questi cinghiali? Cioè, così. Spawnano lì a caso? C'è un bug di sistema e spawnano i cinghiali sui cassonetti? Com'è possibile? Pisa? Passacoro? No, l'arancione. Rosso. Sicuramente lui era un torinese in trasferta. Non ci sono altre spiegazioni, chiaramente. Roma. Mitica Roma. Quello deve parcheggiare. E giustamente, figa, se quello deve parcheggiare, deve allargarsi per poi infilarsi di culo. Tu con la smart, arrivaci, cazzo. Ah, no. Ma dove cazzo? Ah, no, allora è stupido quello con la macchina bianca. Pensavo si dovesse parcheggiare qua a destra, invece è andato lì a sinistra. Ah, sì, è proprio stupido quello che ha cambiato il motore pentino. Costa Volpino. È la Clio RS, quella dovrebbe essere. È una corsa clandestina. Stanno facendo le gare su GTA. Oh mio Dio. Colenzano, Firenze? Non mi sento offesa perché... Sbocciati? Bello così. Easy bro. E mo? Guarda, non scende nessuno, sono bloccati. Però si stanno maledicendo tramite i finestrini. Però non scende nessuno dalla macchina ancora. Sta Giovanni in fiore. Il BMW è aggressivo. Ha sbattuto. Mamma mia ragazzi, un frontale non glielo toglieva nessuno. Verona. Dare precedenza a destra. Voglio dire agli automobilisti che se anche c'è il dare precedenza dall'altra parte, voi avete la strada con diritto di precedenza, non arrivate a cannone, perché tanto la precedenza in Italia non ve la dà nessuno. Cioè, ne vale anche della vostra salute e della vostra auto. Siamo in Italia, non possiamo pretendere che vengano rispettati i segnali stradali, dai. Troppo difficile. Torino, oddio, passa col rosso? Passa col rosso? Tra l'altro mi fa ridere che l'utente si chiama Far West Torinese. Raga, oh, passano. Io non lo so, ma perché, raga? Lo dico ogni volta in tutti gli episodi, ma non può essere una roba normale. Barberino del Mugello, Firenze. Orca madosc. Minchia, ma dove cazzo? Ma poi dove va che davanti non ha nessuno? Ma è scemo. Scemo totale. Verona. Anche lui un torinese in trasferta, chiaramente. Ne sono sicuro. Napoli. Oh, qua mi aspetto grandi cose. Guarda pure che lampeggia con i fari. Precedenza. Testa di cazzo. Al grande raccordo anulare. Oh mio Dio. Questo è quello che ha catturato la mia attenzione nel titolo. Vediamo che succede. Siamo al gra. Bisogna svoltare a destra. Porca questo. Mo te giuro, lo sta seguendo. Guarda, continua a fare il coglione. Guarda qua. Proprio storto. Ma mo stanno lì, raga.
Papà storto, non lo fanno passare, giusto così. Si è fermato. Oddio, oh, tipo in Russia, raga. Raga, tipo in Russia, che si fermano davanti alle auto e scendono. Oh Cristo. Però in Russia scendono con i manganelli. Come vediamo come scende. Guarda, guarda che è incazzato, incazzatissimo. Adefice. Era in torto marcio. Però lui era convinto di aver ragione. Purtroppo questa gente era così, raga. La devi lasciare nella propria ignoranza. Più andiamo a Roma. Anche qui c'è un dare precedenza, ma che ovviamente non viene rispettato. Chiaramente. Che c***o sta succedendo? Tutti fermi. A busto. Qui hanno rischiato comunque, eh? Cioè qui questo con la croma ha rischiato. Ma di brutto. Torino. Pirco Dio, sta arrivando una macchina. Mamma mia, raga, l'ho visto morto. L'ho visto palesemente morto. Ma che copri in curva? Abbiate grasso. Guarda che cade con la moto. Minchia, è passato col rosso quello a destra. Brutto minchione. Altro torinese in trasferta. Scorzè. Ma non è niente, sono Fast and Furious, sì, chiesto. Cazzo fecio, mona, bota, coglione de merda, oh! Barazze. Guarda che si sboccia qualcosa. Che minchia sta facendo? Ha tagliato la rotonda. Doveva fare la rotonda ma l'ha tagliata palesemente. Bettole. Brescia. C'è il verde. Ma lui, siccome è piccolo, questo autotrasportatore è piccolino, decide comunque di passare col rosso. Chissà perché. Sicuramente proviene anche lui da Torino, così. Orbassano. Torino sempre. Ragazzi, Torino, vi giuro, non sapete guidare a Torino? Sempre a Torino, a Nichelino. Cioè, c'è qualche problema in questa città. Le scuole guida non esistono. Poi ci lamentiamo che a Palermo sei guida de merda. Ma a Torino non mi pare tanto meglio la situation, eh? Guarda, guarda, guarda. Figo, raggiù. Ma che cazzo fa? Dove va? Morazzone. Orco 2, dove va? Oh, oh. Raga, sicuro come la morte. Questo stava guardando il cellulare. Sicuro. Mi ci gioco 1000 euro. Verona. Oh, la punto. Mi sembra la punto che aveva mio padre fino a qualche tempo fa, prima che io comprassi l'Ecosport. La vasta macchina distrutta. Cioè non si accendeva più. Che ricordi? E che succede? Devo guardare una punto? Che è la municipale? Che cazzo fa? Perché? Boh, vabbè. Ritorniamo sul grande raccordo anulare. E qua c'è successo. E qua si sono sbocciati. E qua si sono sbocciati. Minchia, quanto vai tu? Sei la interraffa. Mi sembra che sei ben oltre i limiti del grande raccordo. Messina. Rossano. Anche noi abbiamo i nostri difetti. Passiamo con rosso anche noi. Ogni tanto. Milano, c'è il rosso. E la Lancia Y. Start recording emergency video. Yeah, of course, re-emergency video. SP235, TN. Penso sia a doppio senso. Con linea continua, tra l'altro. Proprio illegal, fra. Pomezia. Strisce pedonali? No, perché? Perché far passare il pedone? Chi te se in cura? D'altra pure sulle strisce, quindi era dovuto, cazzo. Se non era sulle strisce, non lo facevo passare manco io. Odio la gente che non attraversa sulle strisce. Non la faccio passare mai. Mi sta in culo. Vaffanculo. Oh, bisogna attraversare. Ragazzi, vi giuro, prima ho visto l'infrazione e poi io sono andato, mi è caduto l'occhio sulla città ed era Torino. Non lo so, raga, cioè, urge a Torino mettere i semafori, quelli tipo coi laser che rilevano quando passi col rosso, perché non si spiega, non c'è altra spiegazione, picciò. Non c'è altra spiegazione. Guarda un altro! Due nello stesso video! Oddio! Oddio, arancione, rosso, uno si ferma, chiaramente. Ma solo a me non mi passerebbe mai per la testa di passare così a cannone da un incrocio col semaforo rosso. È proprio da folli. Perugia, Lorenzo Jolly. Questo è un altro che sta guardando il telefono, palese. Torino. Torino. È scattato il verde nella corsia di Biaso, dell'utente. Quindi a sinistra c'era il rosso. Ma guarda un po'. Si passa col rosso. Devono invertire i colori, forse la gente li inizierebbe a rispettare. Gerenzano. Accio. Ma poi tutti i vetri. No, sì, sto facendo tutti i vetri appannati. In realtà è il blur per censurare. Sì, ho il bambino. Ma che non ce la fai, te, zio. Commento tecnico preciso. Che è il bambino, figa. Verona, catti il verde. Quando cava. Potresti andare, sì. Dove cazzo va? Dove va questo che c'è il verde? Non potrebbero passare questi in teoria. Torino.
qui presuppongo che a destra ci sia il rosso, perché in questa corsia c'è il verde. Raga, cioè, scusate, io non lo faccio apposta. Non voglio bullizzare i torinesi. Guarda, sta punto quanto arriva. Dove cazzo va? Figlio di puttana! Ah, qua. Figlio di puttana! Figlio di puttana! Guardalo, porco! Ma che cazzo fa? Ragazzi, intanto a casa mia c'è una bufera di grandine, misto neve. Sì, decisamente. No, no, ma il gatto. È ora da croccare, raga, il gatto. Monte Bondone. Si fa ridere Monte Bondone, perché una volta quando stavamo registrando con Yenub un video ai campetti, Giorgio si era uscito con una battuta tipo fatta a spawn e gli ha detto tipo: ah, ritornate lì a Monte Bondone. Monte Bondone. Oh, Monte Bondone, raga, da dove cazzo se l'è tirato fuori? Quando fu ci siamo messi tutti a ridere. Monte Bondone. Che cazzo è una puzzola? Che minchia è una lontra? Che cazzo è? Signori, che dire? Io direi che per questo video possa essere tutto. Spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere perché a Torino passano col rosso. Voglio sempre investigare e approfondire questa questione. 20.000 like per un prossimo reazione italiana alla guida. Mi raccomando, col verde si passa, con l'arancione ci si ferma e si rallenta, con il rosso si sta fermi. Appuntiamolo nell'agenda della guida civile al mondo.